Mister, è stata una vittoria sudata, dopo un primo tempo sonnolento dove nessuna delle due squadre si è fatta male, poi nel secondo tempo si è visto un vocale diverso, soprattutto nell'atteggiamento, ha cercato subito il gol. Il gol alla fine è arrivato contro una squadra che dietro era davvero abbastanza equilibrata. Bravo Gatto, bravo anche il vocale però a non rischiare nulla nel secondo tempo o comunque nell'arco dei 90 minuti. Oh, hai fatto come al solito una semina giusta. Il primo tempo noi abbiamo giocato malissimo, ma dove stanno i meriti? Dove stanno i meriti del Bocara, dove stanno i meriti della Bovalenese? Io sapevo, l'avevo detto, avevo notato gli atteggiamenti sbagliati in questa settimana, quelli di sufficienza, eravamo troppo sicuri, noi eravamo. Io ho vissuto una finale buttando le proverbiali sette camici per raccomandare di non prendere il tuo campo questa squadra. Questa squadra è una squadra di categoria, una squadra forte, una squadra importante, che secondo me vale più della classifica attuale, assolutamente. Il primo tempo hanno avuto loro, uscivano bene, sulle seconde palle erano sempre prima, erano meglio messi di noi in campo e soprattutto erano più reattivi. Noi non riuscivamo a fare dei passaggi di seguito, non avevamo i tempi dell'azione, eravamo troppo dietro, eravamo troppo avanti, dovevamo tenere palle e la davamo. Abbiamo sbagliato tutto, in poche parole. Siamo stati bravi, però consentimi a non dare la possibilità di creare alcuna palla gol, nonostante la supremazia territoriale della Bovalenese. Nel secondo tempo penso che l'avete vista tutti, noi abbiamo fatto prima del gol altre quattro palle gol, lì è stato bravissimo il portiere, ma lo sappiamo tutti che portiere è, e quindi è chiaro, questa era una squadra che era venuta a Bocale per giocarsi la partita e anche per vincerla. Noi siamo stati bravi a sfruttare quell'errore che hanno fatto loro, c'è stato un buco centrale, una palla l'ho letta bene, mi pare che non sono riuscito a scivolare bene, per cui si è insinuato bene Gatto, lì era un colpo di fortuna, è riuscito quel tiro all'angoletto, per poco D'Agostino non lo prendeva, però alla fine ritengo che il risultato non fa una piega. Mister, avete retto senza, correndo solo qualche rischio a inizio secondo tempo, non avete di fatto avuto grossi pericoli in difesa, avete pagato quell'errore in disimpegno. Forse vi è mancato però anche la spinta offensiva, dove il vocale comunque è riuscito sempre ad arginare le vostre iniziative. Sì, sicuramente oggi il reparto difensivo ha retto bene, anche se devo dire che il primo tempo è stato di marca nostra, perché alla fine aggredivamo bene in avanti e non facevamo uscire il vocale. Sapevamo pure di qualche loro giocata col portiere che l'allunga sui due esterni e poi che entrano dentro, colpiscono di testa e mandano barbuio, quindi eravamo preparati a tutte le giocate al vocale. Il primo tempo abbiamo retto bene e c'è stato un predominio, secondo me, territoriale da parte nostra. Al secondo tempo abbiamo concesso anche qualcosina al vocale, più di qualcosina, secondo me abbiamo concesso qualche palla che la potevano anche concludere meglio, fermo restando che se avessimo pareggiato, voglio dire, oggi non avremmo rubato nulla. Purtroppo il gol poi è andato su uno svarione del singolo, su un liscio, diciamo così, del mio capitano, che voleva mandare la palla sul lungo e purtroppo gli è rimasta dietro. Però va bene, noi sapevamo che oggi giocavamo con la prima della classe, sapevamo che ci sono diverse migliaia di euro tra la nostra formazione e la loro, quindi sapevamo anche la caratura dei loro giocatori e la caratura dei miei giocatori, fermo restando che credo che sugli 11, sui miei 11 giocatori oggi hanno fatto una grandissima partita. Sono stati stoici, perché alla fine tenere 75 minuti, mancavano circa 8 minuti, 75-77 minuti qui a Bocale, però va bene così, adesso ci rimbocchiamo le maniche, domenica abbiamo la Bagnarese e va bene così.